Eccoci qua, buonasera a tutti. Siamo ampiamente, sapete che ci sono le premiazioni degli Oscar del Trotto del 2022. Sono qui con Piero. Ciao Piero. Buongiorno a tutti. Perfetto, allora siccome abbiamo un tempo risicato, ci siamo ritagliato questo intervallo tra la seconda e la terza corsa, passiamo subito con le premiazioni del nostro concorso a pronostici Palermo Trotto League. Che ha visto 150 partecipanti durante l'anno in tutte le giornate di corsa da ogni parte d'Italia, e proprio i premi poi li faremo per venire. Sicuramente i nostri amici sono in ascolto perché siamo in diretta nella pagina Facebook e nei canali in streaming dei concessionari, quindi cominciamo subito con le premiazioni di Palermo Trotto League. Il primo premio va a Guido Gnoffo, che ci sta ascoltando, un palermitano trapiantato a Roma, gentleman, ed è molto molto preparato anche nei giochi a pronostici. Pensate un po', ha realizzato lui un top punteggio nella prima giornata di corsa del 2022, 36 punti, azzeccando 6 vincenti su 7 e un secondo posto. Per fare memoria di quella giornata vi elenco i cavalli che sono arrivati quel giorno: Balio Call, Carlo Ferm, Downtown Rebel, Donna Ventura Horse, Caronte 3B, Brooklyn Breed è stato l'unico secondo posto che ha azzeccato quel giorno, Blue Train e Acta Roppi. Veramente ha fatto un percorso netto. Questa è la coppa per Guido Gnoffo, gliela facciamo vedere e poi gli sarà consegnata domani, perché mi ha fatto sapere che si troverà all'ippodromo di Siracusa per il convegno di Trotto in programma domani. Passiamo adesso alla classifica del race off. Il race off praticamente l'anno delle corse è diviso in tre periodi. I vincenti dei tre periodi poi si affrontano in un race off finale. Abbiamo avuto un pari merito tra Angelo Arrigo, che si trova qua, vediamo l'unico presente. Angelo, prego. Oh, mi raccomando, scaldatevi le mani, qualche applauso, dai, ci sta. Bene, Angelo Arrigo. A pari merito con Livio Sansone, che non ha bisogno neanche lui di presentazione, è in Toscana. Angelo mi ricorda che oggi fa il compleanno, quindi festeggiamo, perfetto, con Angelo il compleanno di Livio. Prego la proprietà, Massimo Pinzauti è presente in sala, eccoli qua, un applauso ai dirigenti SIPET, Massimo Pinzauti, Anna Maltagliati, accomodati. Premieranno il vincitore. Angelo, prego. Eccolo qui, prego. La fotografa, la nostra Maria Luisa, è qui. Un premio ideale anche per Livio Sansone. Eccolo qui, ti faremo pervenire anche la coppa, caro Livio. Ciao Livio. Al terzo posto nel race off si è classificato Paolo Pierucci. Paolo Pierucci, un nostro amico che gioca da Cesenatico. Complimenti, un applauso a tutte e tre. Anche qui passiamo adesso alla classifica finale, che è la somma di tutte e 39 concorsi che abbiamo avuti. Ah, Paolo Pierucci, vieni qua, mamma mia, come ho dimenticato. Eccolo qua. Ritira per Paolo Pierucci, guarda la telecamera, Marco Parisi, ecco, ti do la coppa. Ne abbiamo parlato fino a poco fa, ma presi dalla frenesia del momento l'ho dimenticato. Un applauso anche a Paolo, ok, grazie Marco. Passiamo adesso ai primi tre classificati. Al terzo posto Angelo Arrigo si prende anche la coppa della somma punti, ma la coppa la dovete consegnare voi. Al secondo posto, con lo pseudonimo di Trotto Vincente, diciamo mai pseudonimo è stato azzeccato, è Rosilla Valsecchi, che gioca da Varese. Anna premia sempre, ritira Angelo, poi gliela facciamo pervenire. E la coppa di Alberto? Aspetta, vediamo. Eccola qui, al primo posto Alberto Mazzola con 570 punti, anche lui gioca da Varese. Un applauso anche ad Alberto, tieni,
Vieni qua, mettiti Marco, ritira Marco. Va bene. E abbiamo concluso così le premiazioni di Palermo Trotto League. Adesso, ragazzi, voi state in zona poi per farci una foto finale. Adesso do la parola a Piero Di Salvo per gli Oscar del Trotto del 2022. I nostri pronosticatori, passiamo alla premiazione degli uomini e dei cavalli che hanno glorificato, per così dire, il 2022 palermitano. Premieremo i migliori cavalli 2 anni, 3 anni, 4 anni anziani, gli uomini ovvero allenatore, guidatore, gentleman, allievi, aspiranti allievi e scuderie, e poi in chiusura premieremo i 2 cavalli dell'anno, quello della giuria popolare e quello della giuria tecnica. Il criterio scelto è stato quello delle vittorie, del numero delle vittorie, e iniziamo dai 2 anni. 2 anni e può partire il filmato del cavallo che stiamo rivedendo. Il filmato che riguarda Ettore 3B. Ettore 3B ha vinto 3 volte nel 2022 la favorita. La gara che stiamo rivedendo è del 9 novembre. Ne vinse una ancora più importante il 17 dicembre, quando in mano a Gaspare Loverde si impose nel primo criterium Viaggio Loverde. Una vittoria che non ha bisogno di essere commentata più di tanto per il significato e l'importanza che ha. Dunque, top dei 2 anni, Dante Ettore 3B, del signor Carlo Landolina, allenatore e guidatore Gaspare Loverde. Scusate, la regia aveva invertito, ecco la corsa di Ettore 3B. Nel frattempo facciamo venire in premiazione il proprietario, Carlo Landolina, è presente? Allora, ritira Emerico Ballo, che poi ritirerà poi la sua coppa pure. Lo so. Guardate la telecamera. Quindi top cavallo di 2 anni, Ettore 3B. Ricordiamo che il parametro è quello delle vittorie complessive nell'annata. Ettore 3B ha realizzato 3 vittorie. Un applauso. Passiamo al filmato numero 2. E passiamo adesso ai 3 anni. 3 anni, e qua troviamo una sorpresa, diciamolo pure. La sorpresa è quella di Deni Capar. Deni Capar, che qua rivediamo nella splendida vittoria del 17 dicembre in 1-13-6. Ma Deni Capar ha saputo vincere addirittura contro big della categoria come Don King Matley, Donna Vittoria Parr, Donna Avventura RS, un finale di stagione strepitoso, e Deni Capar ha totalizzato in totale 4 vittorie che le sono bastate per svettare come numero di vittorie fra i 3 anni. Deni Capar, del signor Ignazio Siracusa, allenatore Alessio Di Chiara, è la top dei 3 anni palermitani del 2022. Chiamiamo in premiazione Ignazio Siracusa, eccolo qua, il proprietario di Deni Capar, guarda la telecamera, anche Matteo. Anna Maltagliati premia Ignazio e Matteo Siracusa. Deni Capar ha realizzato 4 vittorie nell'annata, complimenti. Passiamo adesso al filmato numero 3. Ai 4 anni, naturalmente questa età si riferisce al 2022. Il filmato che stiamo rivedendo vede la vittoria di Carlo Ferm con Gaspare Amodeo in sediolo. Carlo Ferm ha totalizzato nel 2022 a Palermo 9 vittorie, è il cavallo più vincente, è arrivato qua la favorita praticamente senza nulla, il team Porzio lo ha letteralmente miracolato, è diventato una macchina di guerra. Pensate che nel 2022 in 25 corse fra Palermo e Siracusa ne ha vinte 11 e soltanto in 2 occasioni non è entrato nel marcatore. Davvero una stagione strepitosa per Carlo Ferm, scuderia Gago Horse, team Porzio allenatore, figlio di Ganymede, top 4 anni 2022 per Palermo, Carlo Ferm. Un applauso, ecco qua il proprietario di Carlo Ferm. Ricordiamo che Carlo Ferm è il cavallo che ha realizzato più vittorie nell'annata, quindi oltre a essere il top cavallo di 4 anni ha realizzato ben 9 vittorie. Premia la Sipet. Complimenti ancora.
Passiamo adesso al filmato numero 4. E allora, adesso top dei cavalli di 5 anni ed oltre. Due a pari merito con 5 vittorie a testa, entrambi facenti riferimento al team di Antonino e Giuseppe Porzio. Il primo di cui vediamo una vittoria è Baron Firm, l'abbiamo intravista, una vittoria del 27 dicembre in mano a Gaetano Cordova, 5 vittorie per Baron Firm, team Porzio, scuderia natalino, ed è il primo dei due cavalli vincenti come 5 anni oltre. A seguire c'è il filmato perché c'è un pari merito di Asciano, nel frattempo chiamiamo i proprietari di Baron Firm. Ecco il filmato di Asciano, Asciano questo. Questo invece è l'altro vincitore, Asciano, scuderia Tre Assi, team Porzio, è una vittoria del 22 maggio in 1.14.1, batté in questa occasione Bionda De Gleris e Zolderoppi, ma Asciano ha fatto cose più importanti nel corso della stagione e avremo modo di parlarne più avanti. Riepilogando, per i 5 anni oltre, due cavalli ex eco, Baron Firm, team Porzio, scuderia natalino, Asciano, team Porzio, scuderia Tre Assi. Allora, per Baron Firm ritira il premio, ecco, la signora Maria Benfante, eccola qua. Un applauso, non c'è bisogno che ve lo ricordo sempre io. Per Asciano ritira il premio il proprietario della scuderia Tre Assi, qui rappresentata la scuderia Tre Assi da Mirko Porzio, eccolo qua che arriva. Un applauso anche per Asciano, che rivedremo ora alla fine delle premiazioni e vi spieghiamo perché. Adesso passiamo alle premiazioni dei protagonisti in pista. E allora cominciamo dai più giovani, ovvero gli aspiranti allievi. In tre hanno concluso ex aequo al primo posto come vittoria con 2 successi a testa. Cominciamo da Samuele Di Caccamo e rivediamo la sua vittoria davvero notevole con Allison Di Gaia in 1.16.7 sui 2000 metri, in quell'occasione batté Bacco Ido e Asia Tri. Poi sempre con 2 vittorie troviamo Mirko Porzio, che nelle immagini rivediamo nel successo con Altair davvero molto sofferto in 1.16.9 su Time Tough. Ed il terzo aspirante allievo che ha concluso la stagione con 2 vittorie è Alberto Zanca. E Alberto Zanca, dovremmo ora vedere il filmato, ha fatto un autentico numero con Aleph Lux il 19 novembre, addirittura 1.12.9. Si tratta, come ho detto, di aspiranti allievi, dunque driver per così dire alle prime armi, e sicuramente questo 2022 è stato soddisfacente per Samuele Di Caccamo, Mirko Porzio e Alberto Zanca. Appunto qui in premiazione Samuele, Mirko e Alberto, accomodatevi. Samuele Di Caccamo, Alberto Zanca e Mirko Porzio. Samuele non c'è, Di Caccamo? Non c'è, va bene. Allora, questa ad Alberto, te li do io Massimo, questa ad Alberto, un applauso ad Alberto Zanca, Anna per Samuele ritira Giuseppe Zanca e Anna Maltagliati premia anche Mirko Porzio. Un applauso top aspiranti allievi con 2 vittorie, coppe piccole perché loro sono piccoli, man mano cresceranno poi prenderanno quella del top driver, complimenti. E dagli aspiranti allievi passiamo agli allievi, quelli che ormai sono alle porte del professionismo. Il vincitore con pieno merito è Gaetano Cordova con 5 vittorie. Dovremmo rivedere adesso una sua vittoria con Baron Firm, che è stato un po' il suo cavallo del cuore. Hanno vinto 3 volte nel 2022 Baron Firm e Gaetano Cordova. Baron Firm non è che sia un cavallo bicicletta semplice, ci vogliono le mani per guidarlo e Gaetano Cordova ha dimostrato di avere le mani. L'abbiamo visto nella vittoria abbastanza lontanina del 25 settembre. Gaetano Cordova comunque è stato il chiamiamo primo in premiazione Gaetano 2022 Cordova con 5 top vittorie e con Baron Firm come punta principale. Gaetano Cordova top allievo con 5 vittorie, un applauso a Gaetano. Eccolo qui. Un applauso ancora a Gaetano. Passiamo, prendiamo adesso il filmato 7,
filmato 7. Il filmato 7 che riguarda la Top Proprietari, una vittoria di Bellucci Griff con in sediolo Giuseppe Cordova. Bellucci Griff che è stato uno dei portacolori della Treassi, che ha portato la scuderia Treassi ad essere la top scuderia con 12 vittorie. E gli altri cavalli sono stati Asciano, Ebony and Ivory, Downtown Rebel, Zap di Girifalco, Boris da Mabel. In un'annata che, bisogna dirlo, è stata trionfale per il team Porzio, non poteva che essere la scuderia Treassi ad essere la top scuderia del 2022 con 12 vittorie. Scuderia Treassi, una scuderia peraltro storica, quindi fa piacere che sia ancora al vertice dell'attività palermitana. Chiamiamo il proprietario della scuderia Treassi, top proprietario. La scuderia Treassi ha totalizzato ben 12 vittorie nell'annata. Eccolo qui di nuovo Mirko Porzio, un applauso. Nella foto vediamo Giuseppe Cordova che appunto aveva vinto con Bellucci Griff. Passiamo adesso al filmato numero 8 e chiamiamo il top gentleman Emerico Ballo. E allora il filmato ci fa vedere una vittoria di Vento Spritz con Emerico Ballo, ne ha fatte due quell'anno. Oggi non è andata bene con Vento Spritz, ma nello sport è così, ci sono momenti felici e momenti meno felici. Emerico Ballo con 9 vittorie è stato il gentleman più vincente alla favorita. Al secondo posto con 7 vittorie è giusto nominarli Cristian Vaccaro e Francesco Paolo Caruso, però la vittoria è andata Emerico Ballo, abbiamo visto Vento Spritz, 9 vittorie Emerico Ballo, top gentleman 2022 alla favorita di Palermo. Ecco qua un applauso a Emerico, al dottore Ballo. Coppa offerta dalla SIPET, premia la proprietà Anna Maltagliati. C'è anche un premio da parte del Gentleman Club Sicilia, premia il presidente Cristian Rosario Vaccaro. Un applauso. Passiamo adesso al filmato numero 9, con un crescendo. Andiamo adesso al top allenatore. E allora qua bisogna fare un discorso un po' più articolato. La vittoria che stiamo rivedendo è quella di Capo Leona SM, naturalmente il team Porzio, la guida Giuseppe Porzio Junior, e l'allenatore top della favorita 2022 è Giuseppe Junior con 43 vittorie. Ma detto questo sarebbe un po' riduttivo, oltre le 43 vittorie di Giuseppe Porzio ci sono le 16 vittorie di Antonino Porzio come allenatore, quindi in totale il team Porzio ha portato a casa qua a Palermo 56 vittorie. Se aggiungiamo anche quelle del team a Siracusa, la scuderia Porzio nel 2022 ha raggiunto 105 vittorie e con questa classifica, con questi numeri, si sarebbe classificata al sesto posto assoluto in Italia dopo i vari Gocciadoro, Guzzinati, Gubellini e via dicendo. Quindi una grande annata per il team Porzio. A Palermo, secondo posto per Gaspare Loverde, 39 vittorie, poi a 21 Franco Puccio, complimenti, a 20 Giuseppe Zanca, complimenti, a 18 Antonino Pecoraro, complimenti. Chiamiamo in premiazione sicuramente emergenti, ma il top dei top è Antonino Porzio e Giuseppe Porzio Junior, top allenatori 2022. Top allenatore, Giuseppe Porzio Junior ritira il papà Antonino Porzio. Passiamo adesso al filmato numero 10 e chiamiamo in premiazione il top driver Gaspare Loverde. E qua rivediamo una splendida vittoria di Cacerola in 1.14.7 sui 2000 metri, una di quelle vittorie che hanno portato Gaspare Loverde a vincere in photo finish la classifica dei guidatori. Pensate che a 4 giornate dalla fine Andrea Buzitta aveva 6 vittorie di vantaggio, ma nelle ultime 4 giornate Gaspare ha infilato 4 doppiette, Andrea soltanto una vittoria e c'è stato il sorpasso. Prima Gaspare Loverde 30 vittorie, secondo Andrea Buzitta 29. Quindi una vittoria acciuffata in extremis, ma con un finale davvero strepitoso di Gaspare Loverde. Eccolo qui, ancora un applauso per il top driver dell'Ippodromo di Palermo del 2022, Gaspare Loverde.
Bene, passiamo adesso al filmato numero 11. Ancora c'è Gaspare con il cavallo più votato dell'anno. Chiamo i proprietari Piero e Maurizio Cucinotta, l'allenatore Giuseppe Zanca, l'artiere Giuseppe Salomone. Si tratta di Cayman, ecco il filmato. Eccolo Cayman, lo stiamo vedendo nella vittoria ottenuta qua alla favorita in 1-14-2. Quest'anno Cayman ha fatto anche 1-11-2 a Siracusa. Diciamo la verità, da Cayman quest'anno ci si aspettava di più. Il pubblico popolare sulla pagina Facebook ha votato Cayman, ma secondo me Cayman, più che Cayman in sé per sé, è un omaggio ad un team, quello dei signori Cucinotta, che è davvero una spina dorsale importantissima per l'attività trottistica in Sicilia. Maurizio Cucinotta in primo luogo, lo ricordiamo, importante attivista nel momento della crisi palermitana e ha dato una grossa mano per far riprendere l'attività in Sicilia. Il figlio Piero, l'allenatore Giuseppe Zanca, Massimo Zanca spesso in sediolo. Questo team è sicuramente nel cuore dei palermitani e la premiazione popolare di Cayman, secondo me, vuol dire esattamente questo. Maurizio Cucinotta, Piero Cucinotta e il team Zanca. E allora, le notti insonni per le votazioni del cavallo dell'anno, 1143 voti. Prego tutti i premiati di avvicinarsi perché poi facciamo una foto di gruppo. E allora, quindi, premiamo Anna, già premiato Anna Maltagliati, Maurizio e Piero Cucinotta. Massimo Pinzauti premia l'artiere che è Giuseppe Salomone e l'allenatore che è Giuseppe Zanca. Ancora un applauso. Un attimino. Passiamo adesso al cavallo dell'anno della giuria tecnica, cavallo dell'anno 2022. Ecco il filmato numero 12. Guardatelo questo filmato, è Asciano che strappa, travolge i migliori cavalli della piazza al secondo posto Zadi di Gran Ronco, 1-12-3 in quella occasione, era il 12 ottobre. Quella vittoria è sicuramente rimasta negli occhi e nel cuore di tutti gli appassionati. Asciano, pensate, ogni mese si elegge un cavallo del mese. Asciano è stato cavallo del mese nel 2022 per ben 3 volte, c'è stato a maggio, poi a settembre e poi ad ottobre. Gli altri cavalli del mese sono stati Caronte 3B, Ex Minau, Cayman, Borgo Gall, Zadig del Ronco, Carlo Ferme e Deni Capar. Ma lui l'ha vinta 3 volte, ed ha davvero col suo spunto travolgente fatto sognare gli appassionati. Un cavallo che non era considerato un big, ma che il 2022 ha fatto diventare big, ed è stato lui il cavallo che la giuria tecnica ha eletto come cavallo dell'anno 2022. E si tratta ancora, lo ripeto, di Asciano. Sempre il team Porzio, scuderia 3 assi. Prego l'allenatore, la proprietà e l'artiere, ecco qua la signora Maria Benfante con Alessandra. Allora Anna Maltagliati dà il trofeo del top cavallo dell'anno 2022 a Sciano. Massimo Pinzauti, l'allenatore e l'artiere, lasciate da solo Toni Porzio, eccolo qua. Antonino Porzio, prego tutti i premiati di avvicinarsi per una foto di gruppo. L'artiere Claudio Di Stefano, come mi avevi comunicato, avvicinatevi Gaspare, facciamo Matteo, facciamo una bella foto di gruppo. Francesco, avvicinatevi tutti. Gaspare al centro. Grazie a tutti. Vai. Ecco qua i coriandoli. Perfetto, alla prossima. Un grazie alla Sipet per quello che sta facendo.